Quindi grazie a ogni singola persona fra voi per aver scelto di dedicare questa serata, non certo a noi, noi siamo dei tramiti, ma al grande Mario Rigolisterno, al quale mi ha legato un rapporto di conoscenza diretta e di affetto, ed è proprio questa la ragione per cui vedere questa platea mi riempie di gioia. E a voi l'augurio di una buona ora insieme a Mario Rigolisterno. Sono tanti e belli e intensi i libri che Mario Rigolisterno ci ha lasciato. Attraverso di essi i suoi lettori hanno potuto conoscere le sue passioni, il suo mondo, ma anche un mondo a lui lontano. E qui il pensiero corre inevitabilmente agli scenari delle lande russe. Il nostro sguardo vuole mettere a fuoco entrambi questi aspetti che istintivamente ci rimandano a lui. Il Mario sergente nella neve, quindi, e il Mario grande amante della natura e della sua terra, l'altopiano di Asiago. Alterneremo fra loro questi due piani. Voi seguiteci. Autunno 1938. Così Mario Rigolisterno ricorda il suo arruolamento. Una domenica, mentre portavamo la nostra stentata allegria per le strade semideserte del paese, il mio sguardo si fermò su un grande avviso. Regio Esercito Italiano. Bando di concorso per l'arruolamento volontario di allievi specializzati, conferma di anni 2. Erano tante le specializzazioni, ma solo una attirò la mia attenzione: sciatori rocciatori. L'età richiesta era 17 anni, ma io non li avevo ancora compiuti. Scrissi allora al distretto militare, da dove mi risposero che se anche non li avevo compiuti all'atto della domanda, li avrei compiuti all'atto dell'arruolamento. Quindi potevo presentare la documentazione richiesta. Mio padre firmò il consenso e fece preparare i documenti. Una mattina di fine novembre, a un'ora antelucana, lasciai la famiglia, la casa, gli amici e il paese, come un uccello che mette le prime penne e vola lontano. Quando il treno arrivò ad Aosta, era buio e una montagna alta e cupa era sopra di noi. Quella sera la mia vita voltava pagina. Ero diventato alpino. Avevo 17 anni e un mese. Dopo 15 mesi di scuola militare alpina, diviene istruttore ed è trasferito al 6° Reggimento Alpini con sede a Vipiteno, in Alto Adige. Poi ancora alla Val d'Aosta e, quasi senza saperlo, nell'estate del 1940 comincia ad annusare il secondo conflitto mondiale. Ora il vento della guerra ci aveva davvero raggiunto. Fronte francese, poi Grecia e Albania. Al termine la quarantena a Tirana, in Albania, poi di nuovo in Italia. E quando il 1941 sta per finire, ai primi di dicembre dovetti raggiungere la scuola alpina di Aosta per un incarico particolare.
mi spiegarono che si stavano preparando dei nuclei di addestramento sciatori per il corpo di spedizione italiano in Russia. Dovevano essere 6, uno per ogni reggimento di linea che si trovava sul fronte russo, ed erano aggregati al battaglione sciatori Monte Cervino. Si materializza così per Mario il fronte russo, con un primo assaggio di ciò che sarebbe poi seguito. Partimmo da Aosta per la Russia il 13 gennaio 1942. Fu un viaggio interminabile. Il 21 febbraio il treno arrivò a Stalino, sede del comando italiano. Proseguimmo a piedi fino a Jassinovataja. Lì il generale Messe venne a darci il benvenuto. Disse che il nostro compito era di fare pattuglie e colpi di mano dietro le linee dei russi, ma anche che la guerra sarebbe stata lunga e dura. I nostri comandi capirono che era impossibile insegnare l'uso degli sci a reparti che tenevano la linea. Ora poi eravamo verso la fine dell'inverno. Non si parlò più di nuclei di addestramento e diventammo una compagnia del battaglione Cervino. Mi assegnarono il comando della seconda squadra del primo plotone fucilieri. Alla mezzanotte del 21 marzo, la seconda compagnia e la nostra compirono un'azione che avrebbe dovuto essere di sorpresa: attaccare alle spalle il caposaldo di Oltrovodka. Ma la sorpresa l'avemmo noi, perché ce li trovammo di fronte i russi, in contropendenza e con il sole dell'aurora che ci illuminava. Dovemmo stare acquattati sotto il tiro dei russi e vi furono un morto e più feriti. In aprile venne improvviso il disgelo e le strade diventarono piste di fango. Il giorno 9 arrivò l'ordine che i nuclei di addestramento rientrassero in Italia. A Udine facemmo la contumacia in un collegio di suore. È il luglio del 42 quando arriva a Mario l'ordine di rientro in Russia. Prima però gli vengono dati 3 giorni di licenza. L'8 agosto 1942, dopo quasi 3.000 chilometri in tradotta, giungemmo a Garlovska e ci attendammo in un bosco. In quell'estate, 1.500.000 di soldati tra Voronezh e Stalingrado si scontrava, combatteva, fuggiva, resisteva, si perdeva e si ritrovava nei deserti di erba ogni tanto interrotti da calanchi, tra attacchi aerei degli U-8 e scariche delle Katiusce. Giungemmo a Vorosilovgrad, dove vennero gli autocarri che ci caricarono. Andammo nella grande ansa del Don, per terreni deserti e sconosciuti. E arriva il 1 settembre 1942, un giorno che diventerà tristemente noto. Il 1 settembre il Vestone e il Valchiese vennero impiegati verso il Don in un'azione né preparata né studiata. I tedeschi stettero negli osservatori a guardare. Al mattino ero caposquadra dei mortai da 45. Alla sera comandavo i sopravvissuti della mia compagnia. A distanza di tanto tempo, dopo aver letto relazioni e ascoltato voci di chi allora comandava, mi viene il sospetto, quasi la certezza, che quel massacro di alpini sia stato voluto dai comandi tedeschi per mettere alla prova noi, truppe di montagna, nella steppa, per vedere se potevano fidarsi di noi anche su quel terreno. Nel libro del generale Messe, La guerra al fronte russo, si trova scritto: l'ala sinistra della 79esima divisione tedesca doveva concorrere all'azione, ma gli alleati tedeschi non si mossero, non spararono un colpo, non un loro aereo volò. Oggi,
60 anni dopo, il mio sdegno per i tedeschi e il commosso ricordo di quegli amici lasciati sull'erba della steppa sono sempre più vivi. Dopo il combattimento del 1° settembre venne per noi una strana calma. Ai 1° di ottobre i rumeni vennero a darci il cambio e ci incamminammo, zaino in spalla, a occupare la linea più a nord dello schieramento italiano. Il nostro caposaldo era in un villaggio di pescatori in riva al Don. Le postazioni e le trincee erano scavate nella scarpata che precipitava sul fiume gelato. Di fronte a noi, a meno di 50 metri sull'altra riva del fiume, il caposaldo dei russi. Rimanevo poco ora nella tana. Ero sempre nelle trincee sulla scarpata del fiume, con le bombe e il moschetto. Il fiume era gelato, le stelle erano fredde, la neve era vetro che si rompeva sotto le scarpe. Quel giorno con il tenente notai davanti a noi rumori e movimenti insoliti. Facemmo portare fuori il mitragliatore e postare la pesante. Ora avrebbero attaccato proprio noi. Di là si sentiva rumori di motori. Poi ci fu un silenzio strano. Si sentì la voce di uno che incitava e uscirono all'assalto. Salivano sulla scarpata del fiume. Si sedevano sulla neve e poi scivolavano sulla riva. Le nostre armi aprirono il fuoco. Quando sentì passare sopra le nostre teste le bombe dei mortai da un 81 del sergente Baroni, tirai un sospiro di sollievo. I russi correvano, si gettavano a terra, si rialzavano e riprendevano a correre verso di noi. Molti non si alzavano più. I feriti chiamavano, urlavano. Gli altri gridavano «Urrà, urrà!» e venivano avanti, ma non riuscivano ad arrivare sotto i nostri reticolati. Mi sentii sicuro allora. Avrei ancora potuto vivere nella mia tana al caldo. Ma i russi ricominciano a uscire dal bosco, salgono sulla scarpata e ridiscendono sul fiume. Sono più guardinghi di prima, non gridano. Riprendiamo a sparare, solo che questa volta non vengono per ammazzarci, vogliono solo raccogliere i feriti rimasti sul fiume. Non sparo più allora, grido... Non sparate, raccolgono i feriti. Non sparate! Si stupirono i russi a non sentire più le pallottole che li cercavano. Raccolsero in fretta i loro compagni e li caricarono sulle slitte. Portarono via anche i morti, tranne quelli che erano sotto i nostri reticolati. Ora tutto era finalmente finito. Un giorno, camminando verso la primavera in arrivo, giunsi all'orlo di una radura illuminata dal primo sole. La neve vecchia era ricoperta da 2 dita di neve fresca e per naturale curiosità mi avvicinai per leggere su quella pagina bianca. C'era stato traffico di animali selvatici verso quel mattino. Lessi 2 lepri che avevano danzato, il passaggio di un capriolo, l'attraversamento di una volpe e le impronte di un francolino di monte e le belle nitide tracce delle zampe dell'urogallo e delle sue ali sulla neve. Era stato lui con il suo primo toc che aveva chiamato il sole della primavera. Fu ingenua la mia felicità.
Quando sui solivi fioriscono i larici, è quello il tempo del tetrao Urogallus, il nostro cedrone, re della foresta ancor più del cervo, che ancor prima che si annunci l'alba incomincia a lanciare il suo richiamo. Ha messo la livrea più bella e su un ramo nudo o tra il cimale di un abete delimita il suo balzo. Dapprima è sospettoso, vuole essere tranquillo nella sua dimostrazione amorosa. Toc, toc. Ogni tanto fa degli interventi e degli intervalli e ascolta e gode il lento ritorno della luce. Quando incomincia a rischiarare, riprende il suo verso con più insistenza, tronca il canto con un toc più forte e poi chiude la strofa con un gorgoglio. Questi primi segnali di richiami amorosi sembrano deboli al nostro udito, non abituato ad ascoltare le voci della natura, ma non per le sue femmine. Loro volano nel brivido antelucano, si avvicinano silenziose, ma lui le sente, anche se lo osservano nascoste. Lui, il grande re, plana dal ramo e nella rischiarata radura si dimostra in tutta la sua forte bellezza. Gonfia le piume, fa la rodena, allarga le ali segnando il terreno, apre la coda che il primo sole rende cangiante nei riflessi. E il suo canto, che diventa simile al suono della cote sulla falce, riempie l'universo. È così la sua danza d'amore, alla quale le sue femmine non possono resistere, e allora escono sul balzo. Poi fuggono veloci e si nascondono. Lui riprende l'irresistibile richiamo. Ritornano. Così per più volte. Vola sull'albero, ritorna a terra, canta, danza, ama. Le piogge di fine settembre lavano i residui dell'estate. Con questo tempo diventa più probabile avvicinare o sorprendere quegli animali che con l'uomo hanno poca dimestichezza, come il mitico urogallo e il fagiano di monte, che per non bagnarsi le penne e rendere faticoso l'involo, amano camminare cercando pastura lungo i sentieri. Così ti può capitare di vederli camminare davanti a te. Fermati, lasciali andare. E se sorprendi il cervo o il capriolo, non spaventarti. Ammirali rimanendo immobile. Dopo il loro grido d'allarme, saranno loro ad allontanarsi. È nell'autunno che il bosco si fa leggere con chiarezza. Lo sviluppo delle crescite degli alberi, la maturazione dei frutti e delle drupe nel sottobosco. Dall'abbondanza delle squame e dei torsi degli strobili sotto le conifere, possiamo intuire le famiglie degli scoiattoli acrobati sopra le nostre teste. Forse potrai sorprenderti nel vedere un cerchio o due cerchi a forma di otto attorno a un giovane abete o a un faggio. Qui, tra luglio e agosto, i caprioli hanno fatto la giostra. Maschio e femmina si sono rincorsi emettendo dei fischi come sospiri amorosi. Tante cose nel corso delle stagioni la natura può insegnare a chi osserva. I cervi a ottobre lanciano i loro bramiti d'amore. È una forte voce di richiamo e di sfida e di possesso di un territorio che si fa sentire anche lontano. In questa stagione il colore del loro mantello è cambiato e da bruno rossastro è diventato bruno grigio con sfumature più scure.
I maschi adulti hanno attorno al collo il pelo lungo e folto. Lenti e possenti esibiscono la loro corona. Girano in cerca del branco delle femmine. Mugghiano nella sera come a dire sono qua, guardatemi!» I giovani maschi che seguono l'harem rispondono con bramiti meno possenti. «Ci siamo anche noi!» La lotta per il possesso della femmina è più visiva e uditiva che di forza, ma accade anche che questo non sia sufficiente ad allontanare il rivale. E allora si passa alla lotta di forza fisica, intrecciando i palchi delle corna, spingendo, puntando gli zoccoli, facendo cerchio a testa bassa. Chi soccombe viene inseguito per breve tratto dal vincitore, che gli lancia come delle risate di scherno. «Via, via!» Poi ritorna a controllare e a riunire il gruppo delle sue cerve. A segnare l'arrivo dell'inverno, da sempre, è per primo lo scricciolo che si avvicina alle case degli uomini. Un batuffolo raccolto di piume brune, con fini striature più scure e una piccola e breve coda sempre portata all'insù. Il suo richiamo è come un leggero tocco su un campanellino d'argento. Arriva dal bosco a fine novembre o a dicembre. Si fa vedere e sentire furtivo e domestico tra le cataste di legna, dove si introduce alla ricerca di ragni o mosche. Così lo ricordo sin dalla mia lontana infanzia. E subito dopo di lui giungerà puntuale la neve dai monti a nord. È profondo il silenzio della neve. Stanno immobili dentro il bosco cervi e caprioli, volpi e lepri. Anche se l'inverno sembra tutto mortificare, nella nuova luce del bosco si riprende a vivere. Camminando, immersi in quel bianco di luce propria, tra gli alti tronchi muschiati d'argento, pure il tempo diventa irreale e vivi in un mondo metafisico, come dentro un sogno. Non ha più peso il tuo corpo, non è faticoso il passo, e cammini vagando da pensiero a pensiero. In un infinito, tra gli alberi innevati, anche le cose della vita appaiono più chiare. A richiamarti alla realtà potrebbe essere lo scatto di un lepre che hai disturbato nel covo mentre dormiva, o un volo guizzante che sparisce tra i rami. Con il terreno coperto da tanta neve, gli alberi appaiono diritti, solenni e vivi, si perdono nella profondità del cielo, come silenziosa preghiera. È davvero grande la foresta invernale. Assieme al tenente Cenci ci avviamo verso una postazione. «Stasera dobbiamo ripiegare», così disse. «Stasera dobbiamo ripiegare». Ritornai nella mia tana a preparare lo zaino. Dissi forte: «Vestitevi più che potete, ma senza restare stretti. Mettete nello zaino le cose che credete più necessarie e più munizioni che potete. Bombe a mano tante, del tipo più buono, le Otto o le Breda. Nessuno pensi di andarsene per conto proprio.
dobbiamo restare sempre uniti. Ricordatevi questo, sempre uniti. Prima di arrivare al fosso anticarro, raggiunsi la squadra di Pintossi. Camminavamo silenziosi. Dove si andrà ora? Si accorgeranno i russi che abbiamo abbandonato il caposaldo e ci inseguiranno subito. Mi fermavo ad ascoltare e guardavo indietro. Presto, siete gli ultimi. Dobbiamo distruggere la passerella. Quando fui di là, mi pareva di essere in un altro mondo. Capivo che non sarei più ritornato in quel villaggio sul Don. Ritrovai il mio plotone mitraglieri, ma non c'eravamo tutti. Ci incamminammo per la strada che avevamo percorso quando ai primi di dicembre eravamo venuti a dare il cambio al Valcismon della Iulia. Si andava con la testa bassa, uno dietro l'altro, muti come ombre. Ogni tanto qualcuno cadeva sulla neve e si rialzava a fatica. Si levò il vento, dapprima quasi insensibile, poi forte, sino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra. Ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la coperta che ci riparava la testa e le spalle. Ma la neve entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i polsi come aghe di pino. Lo zaino, pieno di munizioni, a ogni passo aumentava di peso. Pareva, da un momento all'altro, di dover schiantare come un abete giovane carico di neve. Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più. È finita. Ma si camminava, un passo dietro l'altro. E venne l'alba, e la tormenta aumentò, e il freddo aumentò. Ma ora mi domando, se non vi fosse stata la tormenta, saremmo sfuggiti ai russi. Risalimmo la balca. Attraverso la steppa si snodava la colonna che poi spariva dietro a una collina. Era una striscia come una S nera sulla neve bianca. Mi sembrava impossibile che ci fossero tanti uomini in Russia. Una colonna lunga che per tanti giorni doveva restarmi negli occhi e per sempre nella memoria. Ma si avanzava troppo lentamente e così, con il gruppo che mi seguiva, ritornai fuori dalla pista per cercare di portarmi più avanti. Avevamo due breda con qualche migliaio di colpi e ancora i viveri di riserva. Il peso ci faceva sprofondare nella neve, ma pure si andava molto più lesti della colonna. Antonelli, come sempre, bestemmiava e Thorn ogni tanto mi guardava come a dirmi: «La finirà, no?» E si cammina ancora, muti, con le teste basse, barcolloni, cercando di mettere i piedi sulle peste del compagno che sta davanti. Alt! Il compagno davanti si è fermato e tutti ci fermiamo. Ci buttiamo sulla neve. Ufficiali superiori italiani e tedeschi consultano carte e bussole. Le ore passano. Viene la notte e non ci si muove ancora. Forse aspettano una comunicazione radio. Stando fermi, si sente il freddo più che sempre. Sediamo sulla neve con la coperta sulle spalle, uno vicino all'altro. Siamo ghiaccio, dentro e fuori. In piedi! In piedi! Si sente infine gridare e si riparte. È difficile muovere i primi passi. Le gambe dolgono, le spalle dolgono. Le membra intorpidite dal freddo sembrano non obbedire. Qualcuno torna a cadere sulla neve appena si è alzato, ma un po' alla volta, piano piano,
Le gambe tornano a portare avanti il corpo. E viene il 26 gennaio 1943, questo giorno di cui si è tanto parlato. È l'aurora. Affacciandoci a una dorsale, vediamo giù un grosso villaggio che sembra una città, Nikolaevka. Ci dicono che al di là c'è la ferrovia con un treno pronto per noi. Saremo fuori dalla sacca se raggiungiamo la ferrovia. Intanto il grosso della colonna si avvicina a noi. Nel cielo appaiono quattro enormi aeroplani e si abbassano a mitragliare i nostri compagni. Vediamo le fiammelle che escono da tutte le armi di bordo e la colonna che sbanda e si sparpaglia. Gli aeroplani risalgono la colonna, poi si allontanano e ritornano ancora a mitragliare. E vanno in giù verso la coda, che come una linea nera si perde nella steppa. Noi del Vestone dobbiamo attaccare a destra. Come usciamo allo scoperto, siamo subito accolti da colpi anticarro e da colpi di mortaio. I miei uomini esitano, si tengono indietro. Vi è già qualche ferito. E grido, avanti, avanti, venite avanti! Anch'io esito un poco. Ma ormai ci siamo dentro e sarà quel che sarà. Qualcuno è colpito e si abbatte gemendo sulla neve, ma non si può nemmeno fermare a vedere chi è. Grido di sparpagliarci, ma è inutile, perché quando il pericolo è maggiore viene naturale il contrario. Così formiamo un bersaglio nitidissimo di infilata alle mitragliatrici. Il caporal maggiore Artico prende subito il comando del plotone e davanti a tutti grida: secondo e terzo plotone, avanti! Un'arma automatica mi ha preso di mira. Spara raffiche brevi e precise. Ecco, adesso muoio. E trattengo il fiato. Mi allungo in un piccolo avvallamento nella neve. E le pallottole battono lì attorno, sollevando spruzzi. La saliva mi si impasta in bocca. Non so che cosa penso o cosa faccio. Guardo gli spruzzi di neve a un palmo dalla mia testa. Antonelli e qualche altro mi sorpassano a 10 metri. Allora mi alzo e vado ancora avanti. Compresi gli uomini del tenente Danda, saremmo in tutto una ventina. Che facciamo qui da soli? Non abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordini. Ma sento anche che ho fame e il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato e una pallottola messibile vicino, i russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Vi sono dei soldati russi là? Dei prigionieri? No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile. Li guardo impietrito. Stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. «Mnie hocezia iesti», dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano, i bambini mi guardano, nessuno fiata.
C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto e di ogni mia boccata. Spasiba, dico quando ho finito, e la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. Lasciausta, mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me per aprirmi la porta. Io le chiedo a gesti un favo di miele per i miei compagni. Mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale. Di quella naturalezza che una volta deve esserci stata fra gli uomini. Dopo la prima sorpresa, tutti i miei gesti furono naturali. Non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me e i soldati russi, e le donne e i bambini, un'armonia che non era un armistizio, era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto, le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. La colonna si è riversata nel paese. Tutti cercano un posto per passare la notte al caldo e, se possibile, mangiare qualcosa. Incontro il capitano Marcolini e il tenente Zanotelli del mio battaglione. Con questi mi metto vicino alla chiesa e chiamiamo... Vestone! Vestone! Adunata Vestone! Ma potrebbero rispondere i morti. Si ricorda Rigoni, il primo di settembre? È come allora, mi dice il tenente. È peggio, dico io. Di tutto il Vestone riusciamo a radunarci in circa una trentina. Questo è stato il 26 gennaio 1943. I miei più cari amici mi hanno lasciato quel giorno. Dirino, rimasto ferito durante il primo attacco, non sono riuscito a sapere nulla di preciso. Anche Raul mi ha lasciato quel giorno, il primo amico della vita militare. Era su un carro armato e nel saltare giù per andare ancora avanti verso Baita, prese una raffica e morì sulla neve. E il cappellano del battaglione è morto per andare a prendere un ferito mentre sparavano. E anche il capitano è morto. Aveva il petto passato da parte a parte. Anche il generale Martinat è morto quel giorno e il colonnello Calbo. Nemmeno Moreschi è ritornato e neanche Pintossi, il vecchio cacciatore, è arrivato a Baita a cacciare i cotorni. E tanti altri dormono nei campi di grano e di papaveri e tra le erbe fiorite della steppa. Sono camion italiani quelli laggiù, i nostri Fiat, i nostri bianchi. Siamo fuori, è finita! Ci sono venuti incontro per caricare i feriti e i congelati o chiunque voglia saltarci sopra. Guardo i camion e passo oltre. Sesto Alpini, Battaglione Vestone, indica una freccia. Sono del Sesto Alpini, io. Del Battaglione Vestone. Avanti, per di qua allora. Ciao, Vecio! Ma chi è quello? Ah sì, è Bracchi.
Mi viene incontro, mi batte una mano sulla spalla. Si è lavato, si è fatto la barba. Vai laggiù, in quelle isbe troverai la tua compagnia. Apro la porta. Nella prima stanza vi sono dei soldati che si stanno radendo e pulendo. Mi guardo attorno. E gli altri, dico. C'è Thorn e Bodei, Antonelli e Tardivel. È stanco, Rigoni? Mi chiede il tenente. Se vuole riposare, si accomodi in qualche modo. Mi butto sotto il tavolo che è appoggiato a una parete e sto lì, rannicchiato, tutto il giorno e tutta la notte seguente. Alla mattina esco fuori e Thorn mi porta un po' di caffè nel coperchio della gavetta. Thorn, Vecio, sei tu, vero? E gli altri? Dove sono? Juanin, dov'è Juanin? È morto. Siamo in sette con te. Qualcuno mi mette in mano un rasoio e un piccolo specchio. Mi guardo nello specchio. E questo sarei io. Rigoni Mario di Giobatta, matricola 15.454, sergente maggiore del 6° Reggimento Alpini, battaglione Vestone, 55esima compagnia, plotone mitraglieri. Una crosta di terra sul viso, i baffi sporchi di muco, gli occhi gialli, i capelli incollati sulla testa dal passamontagna, un pidocchio che cammina sul collo. Mi sorrido. Ecco, ora è finita la storia della sacca, ma della sacca soltanto. Tanti giorni poi abbiamo ancora camminato dall'Ucraina ai confini della Polonia, in Russia bianca. Tante cose ci sarebbero ancora da dire, ma questa è un'altra storia. Un giorno mi accorsi che era arrivata la primavera. Si camminava da tanti giorni. Era il nostro destino, camminare. E mi accorsi che la neve sgelava e che nei paesi attraverso i quali si passava c'erano delle pozzanghere. Il sole scaldava e sentii cantare una calandra, una calandrella che cantava primavera. Le peppole sono volate via, anche gli organetti con il loro vivace richiamo. Sono invece arrivati i merli e una coppia di scoiattoli. È primavera. La famiglia delle volpi ha la tana a 1 chilometro da qui, nello scavo di una trincea della Grande Guerra. L'avevo scoperta in autunno andando a funghi per l'odore che emanava. Per loro riservo i resti della mia cucina. Colli di gallina, brandelli di grasso, le budella del cotechino, le ossa per il brodo. Mangiano di tutto. È stato lungo e freddo l'inverno passato. Ho visto pochi anziani in giro perché il termometro raramente saliva sopra lo zero. Ma ieri ho davvero visto la primavera. Non quella del Botticelli, ma quella mia, più povera, più terrestre. Una rondine che sfrecciava sopra un letamaio. A sera poi, durante la passeggiata che regolarmente eseguo, ho osservato tra bosco e prato, sul cimale degli alberi, due coppie di rapaci. A marzo i cervi avevano lasciato cadere le superbe corna, ma già ad aprile spuntano i nuovi steli che ricrescono con forza, ricoperti dal velluto. Non si finisce mai di scoprire i segnali della primavera.
Andiamo anche noi, in un'alba d'estate, per sentieri del bosco. Sia discreto il nostro abbigliamento e silenzioso il passo, cercando di evitare sassi mobili e rami secchi. Fermiamoci ad ascoltare, e ci sarà molto da scoprire. Un fruscio, un batter d'ali, il sottile richiamo del piccolo di capriolo, il rumore di una motosega dall'altro versante. Non si è mai soli nei nostri boschi, che hanno mille occhi e mille orecchie. Forse, andando così, in attento o contemplativo silenzio, vi potranno spaventare le urla d'allarme di un capriolo sorpreso nella siesta. Non gridate anche voi. Non fate precipitose fughe, come quel villeggiante che mi è capitato di vedere spaurito e pallido perché convinto di aver sentito e visto l'orso. Camminate con rispetto e cercate di non perdere l'orientamento. Più volte viene da incontrare gente spaventata che non riesce a ritrovare il sentiero per il ritorno. Se nella vostra passeggiata vi sorprende un temporale, non cercate rifugio sotto un abete o sotto un larice, alberi che attirano i fulmini. Cercate invece di raggiungere una casara. E a sera, ritornati alle vostre case o nella vostra città, dopo aver camminato per ore lungo i sentieri o attraversato pascoli e radure, riposato all'ombra di alberi maestosi, ammirato i tanti fiori colorati e profumati, incontrato una mandria di vacche al pascolo o il gregge dei pastori lassù dove il bosco finisce, allora vi sarà caro il ricordo di questa giornata e piacevole all'animo il riposo. Con le prime nevicate di fine autunno, i camosci lasciano i campi dell'amore per discendere verso i boschi sottostanti, dove sarà più facile superare l'inverno. Al mattino, gli stagni degli abbeveratoi sono velati di ghiaccio e nelle zone in ombra la brina, giorno dopo giorno, aumenta la sua consistenza. Uno sparo, lontano, ti farà ricordare che il tempo della caccia sta per finire. Forse era in un capanno dove si erano posate le cesene, su un lepre che poco prima hai seguito con la voce dei segugi. Andavano per boschi e dossi e sentivi i cani ora vicini, ora lontani, spegnersi, poi riprendere. Con questo suonar di bracchetti ti accorgi anche di altri suoni. Un sommesso e flautato zufolare di ciuffolotti confidenti sugli apici del bosco. La voce di un pettirosso dentro un cespuglio di rosa canina. Un corvo imperiale solitario che vola alto e richiama la compagna che era rimasta indietro. La corsa di un capriolo. E un suono di campane che il bel tempo ti porta da ponente. Così una dolce malinconia ti prende. La melanconia dell'autunno. E sotto un larice, all'asciutto, cerchi anche tu un luogo dove accucciarti per meditare sulle stagioni della tua vita e sull'esistenza che corre via con i ricordi che diventano preghiera di ringraziamento per la vita che hai avuto e per i doni che la natura ti elargisce. Una mattina di dicembre vedrai il cielo uniformemente grigio, le montagne dentro le nuvole, i boschi più scuri, e da una catasta di legna schizzare via lo scricciolo. Il suo campanellino d'argento ti dirà prossima la prima neve. Thank you.
Grazie per aver condiviso questo momento con noi, perché vi abbiamo percepiti come se foste un tutt'uno con questa situazione. E quindi davvero grazie con il cuore. Adesso questa serata molto intensa, penso di poter dire, ha ancora 30 secondi riservati a Patrizio. Perché? Perché ci piaceva l'idea, ci ha molto colpiti un passaggio della biografia di Mario Rigoni Stern scritta da Giuseppe Mendicino, e era così anche per lasciarvi qualche cosa uscendo da questo teatro su cui riflettere in più, oltre speriamo a portare con voi qualche libro di Mario e a far proseguire il suo messaggio, le sue memorie di prima mano e quello che avete vissuto con noi questa sera. Prego Patrizio. Il 16 giugno 2008 Mario Rigoni Stern se n'è andato per sempre, ma non è scomparso. Quando ci fermiamo a guardare una meraviglia della natura o un suo piccolo fuggevole dettaglio, quando siamo incerti su una decisione da prendere che mette in gioco il nostro codice etico, quando ci chiediamo quale sia davvero il senso del nostro vivere inquieto, ricordarlo, rileggere le sue pagine, può farci sentire meno soli. È questo il suo ultimo dono. Thank you.